Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero, non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il brano evangelico si sofferma sullo stile del missionario. Lo stile, che possiamo riassumere in due punti. La missione ha un centro e la missione ha un volto. Il discepolo missionario ha prima di tutto un suo centro di riferimento, che è la persona di Gesù. Il racconto lo indica usando una serie di verbi che hanno lui per soggetto. Chiamò a sé Gesù, prese a mandarli, dava loro potere, ordinò, diceva loro. Cosicché l'andare e l'operare dei dodici appare come l'irradiarsi da un centro, il riproporsi della presenza e l'opera di Gesù nella loro azione missionaria. Questo manifesta come gli apostoli non abbiano niente di proprio da annunciare, né proprie capacità da dimostrare, ma parlano e agiscono in quanto inviati, in quanto messaggeri di Gesù. Questo episodio evangelico riguarda anche noi. E non solo i sacerdoti, ma tutti i battezzati, chiamati a testimoniare nei vari ambienti di vita. Il Vangelo di Cristo è anche per noi questa missione, è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un'iniziativa dei singoli fedeli, né dei gruppi e nemmeno delle grandi aggregazioni, ma è la missione della Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun cristiano annuncia il Vangelo in proprio, ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato di Cristo stesso. La seconda caratteristica dello stile missionario è, per così dire, un volto che consiste nella povertà dei mezzi. Il suo equipaggiamento risponde a un criterio di sobrietà. Il Maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell'amore di Lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare.